Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione dell'ora di pranzo del TG Noi. Iniziamo con i numeri. Purtroppo ieri c'è stato un nuovo incremento dei contagiati nella nostra provincia. Il responsabile del reparto di malattie infettive del San Luca, Sauro Luchi, lo aveva in qualche modo annunciato nei giorni scorsi. Il picco del contagio non è ancora stato raggiunto nella nostra provincia e quindi i numeri sono altalenanti. Ed infatti, nell'ultimo bollettino diramato dall'azienda USS Toscana Nord-Ovest, si parla di 61 nuovi casi in provincia di Lucca, così distribuiti territorialmente. 30 nella Piana, 3 ad Altopascio, 10 a Capannori, 15 a Lucca, 1 a Monte Carlo e 1 a Villa Basilica. Per quanto riguarda la Valle del Serchio, sono 6 nuovi positivi, con i comuni di Borgo a Mozzano, Castelnuovo, Piazza al Serchio e Pieve Fosciana con un caso ciascuno, mentre a San Romano i nuovi casi sono 2. Infine la Versilia, che conta 25 nuovi positivi, 3 nel comune di Camaiore, 7 a Forte dei Marmi, 2 a Massarosa, 3 a Pietrasanta e 5 sia a Viareggio che a Seravezza. Purtroppo vanno registrati anche 2 nuovi decessi, una 80enne di Bagni di Lucca e una 89enne di Lucca deceduta al San Luca. Andiamo alle notizie di oggi. Andiamo sul nostro sito noitv.it che ci dà questo spunto. Parliamo di coronavirus ancora. L'assessore del comune di Lucca, Francesco Laspini, dice: a Lucca la situazione è critica ma ancora gestibile. L'assessore alla Polizia Municipale l'ha detto dopo aver ricevuto dalla ASL il primo report consolidato, scusate, sull'emergenza coronavirus. I contagiati sono 69, i pazienti ricoverati in ospedale, principalmente a San Luca, 35. Quindi poco più della metà di costoro sono stati, 4 sono stati dimessi, 5 purtroppo sono deceduti. Questi dati sono aggiornati al 24 marzo. A questi vanno sommati 15 nuovi positivi di ieri che portano il totale dei contagiati a 84 persone per quanto riguarda Lucca. Sempre dal nostro sito noitv.it andiamo a Stazzema perché c'è stato un nuovo incendio boschivo nella notte vicino alla chiesa di Sant'Anna di Stazzema. Sono ignote le cause che hanno dato origine alle fiamme, che sono state domate intorno alle 4 della mattina dopo un'intensa attività dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio della Croce Verde di Pietrasanta. Altra notizia ripresa sempre dal nostro sito, andiamo sulle pagine versiliesi, sorpresi a mangiare e bere nel ristorante. Mangiavano e bevevano vino guardando un film su una TV all'interno di un ristorante della Darsena. Attraverso le tende sono stati notati dalla polizia durante un servizio di controllo. La giustificazione: che stavano effettuando lavori di manutenzione. Gli agenti, dopo essersi assicurati che il locale non fosse aperto e che non avevano una valida motivazione, li hanno denunciati. In totale sono 15 le persone denunciate dagli uomini del commissariato di Viareggio nel pomeriggio di ieri a Capezzano Piano, Rendarsena, in centro e a Torre del Lago. Torniamo ai nostri servizi, i parchi sono ancora chiusi, prorogata a Lucca la chiusura delle mura urbane. Alla mezzanotte del 25 marzo scadrebbe l'ordinanza urgente del sindaco adottata sabato 14 per la chiusura della passeggiata delle mura urbane. L'amministrazione comunale ricorda però che il provvedimento è stato superato dall'ordinanza dei Ministeri della Salute e dell'Interno del 20 marzo scorso, i cui effetti sono stati rinnovati con decreto legge dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che di fatto proroga la chiusura di parchi, ville, aree pubbliche e giardini pubblici. Pertanto le mura di Lucca, il parco fluviale e tutti i parchi e giardini urbani e le aree gioco resteranno chiusi al pubblico, anche se non transennati, con la sola possibilità di utilizzare la viabilità veicolare o ciclopedonale che le attraversa, rispettando comunque tutte le norme adottate per le limitazioni dello spostamento delle persone ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19. Adesso ci occupiamo dei più deboli. La Caritas a Lucca sta facendo sforzi enormi per garantire un pasto e un letto a tutti.
L'emergenza Covid-19 si sta riflettendo in maniera più pesante su coloro i quali non hanno disponibilità abitative e finanziarie. Questo ha fatto sì che il lavoro della Caritas diocesana venga quasi raddoppiato. Solo per fare qualche numero, le mense da asporto serali a Lucca presso i locali parrocchiali di San Concordio prima dell'emergenza offrivano 40 pasti, ora 70. Quella di Viareggio nella parrocchia di Sant'Antonio è passata dai 30 ai 60 pasti. Un nuovo servizio è stato poi aperto in questi giorni di emergenza sanitaria. La Caritas ha convertito i locali diocesani prima destinati alla formazione in un luogo dove le persone possono fermarsi stando al caldo. Il centro è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 17, per un numero ristretto di beneficiari, soprattutto i più fragili tra i senza dimora, al fine di garantire il rispetto delle buone norme anticontagio. Coordinandoci chiaramente con le amministrazioni comunali e con la protezione civile, proviamo a venire incontro ai bisogni soprattutto degli ultimi, delle persone che sono in strada in questo momento. Stiamo continuando a tenere aperti i dormitori su Viareggio, i servizi di mensa sia a Viareggio che a Lucca, sia durante il giorno che durante la sera. Abbiamo appena aperto anche un servizio per che possano trovare un riparo durante il giorno le persone che sono in strada e che sono più fragili, perché anziane o perché portatrici di alcune malattie che fanno sì che per loro lo stare in strada sia più faticoso. Quindi il lavoro continua in maniera incessante grazie alla generosità di tutti, ma c'è davvero bisogno di aiuto. Ma accanto al grosso impegno in cui sono chiamati volontari, c'è da sottolineare il sostegno da parte di molte aziende del territorio e di quanti, anche a seguito dell'appello lanciato attraverso la nostra emittente dall'arcivescovo Paolo Giulietti, hanno raccolto l'invito ad offrire il loro tempo per aiutare chi è in difficoltà. Ben ritrovati, ci occupiamo adesso di un'importante iniziativa da parte degli agricoltori di Col Diretti in Versilia per la spesa a domicilio. Spesa a domicilio a chilometro zero in tutta la Versilia, in aiuto agli anziani e alle persone malate. L'iniziativa parte dagli agricoltori di Col Diretti allo scopo di andare incontro alle esigenze della popolazione, anche alla luce delle ultime e più stringenti restrizioni, e per sensibilizzare all'importanza di rimanere nelle proprie case. L'obiettivo è quello di garantire, soprattutto alle fasce più deboli, la spesa alimentare settimanale direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità, nell'ambito della campagna Mangia Italiano. L'iniziativa comprende anche il mercato degli agricoltori nel quartiere Pozzi del comune di Seravezza. Il primo appuntamento è per giovedì 26 marzo, per tutta la mattina. I produttori saranno muniti di tutti i dispositivi di protezione personale. È una valida occasione per trovare prodotti di filiera corta. È anche un'alternativa per non andare al supermercato, che in questo momento sono particolarmente affollati. Vogliamo essere vicini alle persone anziane, a coloro che non riescono a muoversi e che possono invece trovare questi prodotti, la loro spesa, proprio sotto casa. Stiamo sperimentando questi mercati in molti comuni e c'è un grande apprezzamento perché riescono a trovare prodotti sani, buoni e genuini. La pandemia da coronavirus ha certamente cambiato il modo di fare la spesa da parte delle famiglie, ma ha modificato anche il modo di fare impresa per quelle aziende già radicate nel territorio versiliese, che prima puntavano al settore alberghiero e della ristorazione e che oggi invece si dedicano alla consegna della spesa a casa. Le reazioni sono molto positive, perché abbiamo, che poi è la cosa che ci gratifica di più, abbiamo un riscontro molto positivo da parte delle persone per il servizio che offriamo. Attualmente noi consegniamo circa dalle 60 alle 70 spese al giorno, quindi evitando a tanti di uscire di casa, che è la prima regola oggi col problema che stiamo vivendo. Non riusciamo ancora a disegnare gli scenari anche post epidemia. Quindi chiaramente la situazione ci preoccupa, ma in maniera giusta, nel senso che sappiamo che la nostra è una terra che ha tantissime risorse e tantissima professionalità da spendere, quindi sarà solo questione di tempo per ritornare a fare il lavoro come lo facevamo prima. E adesso ancora la cronaca dopo l'incendio che avete sentito stanotte a Stazzema. Ritorniamo su quanto accaduto ieri in porto a Viareggio, fiamme su uno yacht di 20 metri.
Un'imbarcazione di 20 metri è andata a fuoco nel porto di Viareggio. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 all'interno dello yacht Mr. Frank, battente bandiera italiana, ormeggiato nel tratto in concessione della banchina Antonini della Darsena Europa. Per cause ancora da chiarire, l'incendio si è sviluppato all'interno dell'unità navale e poi si è esteso alle sovrastrutture esterne. Si pensa ad un cortocircuito, ma per ora non sono escluse altre ipotesi. Non ci sono stati feriti. A bordo, al momento del rogo, non era presente nessuno. Il personale della Capitaneria di Porto di Viareggio, appena si è reso conto della densa colonna di fumo, si è recato immediatamente sul posto e ha iniziato a domare le fiamme. Al contempo è stata inviata via mare la motovedetta della Guardia Costiera per contribuire al raffreddamento dell'imbarcazione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Viareggio, che con un'autocisterna si sono introdotti all'interno dello yacht per spegnere l'incendio. Le fiamme sono state domate dopo mezz'ora di intensa attività. Con questo noi ci fermiamo, un breve break, poi la terza parte del TG Noi.